si va in scena con la giornata 12 del girone H. In campo Nardò Manfredonia, Nardò 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6. L'avvio non entusiasmante dei ragazzi di Mister Ragno sembra ormai un vecchio e lontano ricordo. Dall'altra parte un Manfredonia che fuori casa ha lasciato solo punti al Martina ed ha ottenuto 3 pareggi e una vittoria nello scontro salvezza. Una squadra che non merita questa situazione di classifica. Tutto quasi pronto, le foto di rito. Con il primo pallone giocato dal Manfredonia è cominciata Nardò Manfredonia. Insiste Melli, lotta ancora Melli con caparbietà, palla per Guadalupi, sempre Melli, zona tiro, Melli! Il Toro è avanti, supera mille difficoltà e al primo tiro in porta passa con Melli che ha strappato il pallone di forza con prepotenza e poi ha calciato forte sotto la traversa. Nardò 1, Manfredonia 0. Lo scorso anno molto spesso iniziava dalla panchina. Palla per Ceccarini, stop, orientato poi col sinistro, ci prova la parata col piede di Paduano. Palla tagliata di Guadalupi a cercare proprio Urquiza, poi un flipper impazzito, non è finita, Guadalupi la rimette per Addae. Con Babai, ma il pallone è già uscito. Babai è finito giù, sembra essere piuttosto serio il problema per Babai che è caduto vicino alla panchina. Guadalupi, poi sì, il pallone per Ceccarini che lo crossa sul secondo palo, c'è Milli da solo però riesce Milli a rimetterla dentro, non c'era nessuno. Balba, palla sbagliata all'indietro, allora è un regalo, Guadalupi crossa sul secondo, Gentile, palla svirgolata da Gentile, poi in qualche modo si è salvato Paduano, erano in 3 all'interno dell'area piccola. Per far correre Calemme per Ernaiz, Milli, occhio perché ha ammonito Milli, rientra Ernaiz, palla per Carbonaro, è arrivato il pari del Manfredonia, tutti guardavano l'assistente e alla fine Carbonaro l'ha messa dentro, ma il Nardò qui è stato piuttosto ingenuo, da un calcio d'angolo ha subito un gol. È arrivato qui il duplice fischio, si va a riposo sull'1-1. Al via la ripresa di Nardò Manfredonia. Addae prima di tutti, un colpo di testa a rimetterla. C'era gioco fermo, l'aveva messa dentro il Manfredonia. Guadalupi ancora, alza la testa Guadalupi, c'è Ceccarini. Lo stop, prova una conclusione in equilibrio precario, palla sul fondo. Palla tagliata dentro, Addae prende l'ascensore, Paduano con un grandissimo riflesso ad evitare il 2-1. Da Russo, 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 mette dentro questo pallone sul secondo palo dove Guadalupi, palla sul palo, poi incredibile come non è entrato questo pallone. Ancora Addae, slalomeggia Addae, palla per Danna che prova ad inventare, palla sul fondo. Guadalupi la mette, nessuno se l'aspettava questa palla, non è finita però De Giorgi ci prova, per poco non pesca l'angolino. Stop orientato, poi Bamba li chiude la strada, Anna si rialza, all'indietro per De Giorgi che calcia e trova una deviazione. Rossi, Rossi prova col tacco per Danna che mastica un po' la conclusione. Guadalupi, palla sul secondo palo, De Giorgi poteva rimetterla nuovamente, ha scelto la soluzione per la porta. Palla dentro, attenzione perché il Manfredonia continua ad attaccare dietro la Calemme. Finisce qui 1-1 e sono 2 punti quasi buttati via dal Nardò che ci prova per tutto il secondo tempo.